Ho cambiato stanza solo per stare in una stanza soleggiata perché di là non c'era più il sole, quindi non mi piaceva tanto. Allora, volevo fare una riflessione su quello che si vede in giro riguardo il Galateo, o meglio, quali sono le cose che in realtà una persona fa pensando di essere educato, ma che in realtà sta appunto sbagliando, quindi fa capire di essere un pochino maleducato. Sicuramente la prima, tra le tante cose, è quella di far notare che qualcuno sta sbagliando, perché in quel caso il Galateo, secondo me, nasce dagli usi e costumi per vivere, quindi per non vivere insieme agli altri, non ferire, non essere feriti. Quindi credo che sia veramente assurdo pensare che mettere a disagio in qualche modo una persona facendo notare direttamente a questa persona che ha fatto qualcosa che non va, oppure facendolo notare ad altre persone, comunque sia una mancanza di rispetto, perché comunque andiamo a far soffrire o comunque a dare fastidio a un'altra persona, e quindi sicuramente è più maleducazione questo rispetto a tantissime altre cose. Di conseguenza, il Galateo si basa anche, secondo me, su una sorta di essere sempre sincero, essere sempre vero, quindi non risultare né troppo strafottente, ma neanche risultare troppo falso, ecco, quindi con paroloni non pensati. Diciamo che secondo me, per come vivo io il Galateo, è meglio dire una parola in meno piuttosto che dire troppe cose in più. Questo, per esempio, è nella classica presentazione dove tutti siamo abituati a dire piacere o sono molto lieta, oppure non lo so che cosa si dice, insomma, rispetto a dire il proprio nome, il proprio cognome, che è la vera presentazione. Io non devo dire che ho un piacere immenso a conoscerti se non so neanche realmente che persona sei, se sei una persona di compagnia, se sei una persona educata a modo. Quindi in realtà sto dicendo una falsità, ma se io ti dico il mio nome e cognome, ti tendo la mano e tu mi dici il tuo, in realtà non sto dicendo nulla di falso. Anzi, sicuramente poi le parole che dirò dopo, quindi magari a fine conversazione, se ti dirò che mi sono trovata bene, quindi ti dirò che è stato un piacere conoscerti, sicuramente sarà una frase più, come dire, più sincera, perché realmente ho avuto piacere a stare con te rispetto a dirti a priori piacere, come tutte quelle persone che dicono caro, cara, per chiedere delle cose, quelle persone che appunto prima di chiedere delle cose ti fanno un preambolo di complimenti che non hanno neanche molto senso tra di loro per chiederti una cosa. Essere sinceri, non sfacciati, educati ma sinceri, quindi non dire cosa a caso sicuramente è una delle cose che ci rende più educati, no? Un'altra cosa, sicuramente anche quella del fatto di far notare quando una persona magari fa uno starnuto e tutti iniziano a dire salute, 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 magari questa persona è pure timida, lo facciamo notare praticamente a tutti quelli che sono presenti, non mi sembra il caso, ecco. Quindi anche questa cosa, come dire buon appetito. Buon appetito è un'altra cosa che spesso ci sono due correnti di pensiero, no? Quelle che dicono che ti sto augurando un buon pranzo, e quelle che dicono che ovviamente non si augura buon appetito, perché in realtà non è tanto il mangiare, il fatto di essere riuniti intorno al tavolo, ma il fatto di condividere il momento, quindi stare tutti insieme e mangiare passa in secondo piano. Ecco, uno non deve avere più appetito di quello che in realtà non ha. Però anche chi fa notare non si dice buon appetito, quindi al posto, mi è capitato, al posto di far finta di niente o dire altrettanto, alla fine se una persona ci dice buon appetito col sorriso sulle labbra pensando di farci un complimento, comunque di essere gentile, non vedo perché noi dobbiamo in modo arrogante e presuntuoso dire che non doveva assolutissimamente dirlo e che fuori luogo. Semmai siamo fuori luogo noi a rovinare quel momento. Alla fine bisogna essere lieti di essere tutti insieme e cercare di creare un momento piacevole. Quindi sicuramente anche in quel caso far notare alla persona che in realtà sta in qualche modo, come dire, sta andando in qualche modo andando contro, diciamo, a una legge del Galateo, quando in realtà noi stiamo andando a rovinare un momento piacevole. Si poteva semplicemente rispondere grazie o accennare un sorriso, insomma. Anche qui far notare a tutti che questa persona ha sbagliato non è proprio una cosa galante, quindi da Galateo, ma è una cosa da maleducati. Io la vedo così. Quindi ci sono quelli che appunto cercano di seguire un protocollo per fare gli chic,
E poi ci sono quelli realmente educati che secondo me si rendono anche conto che far notare una persona che sta sbagliando è comunque da cafone maleducato. Certo, dipende cosa sta facendo questa persona, ma se questa persona ci dice una parola con un sorriso, come può essere buon appetito, come può essere cin cin, come può essere piacere, anche che ne so, ricevere una persona che ci dice piacere e noi guardarla male al posto di il nostro nome, il nostro cognome, o fare un sorriso, insomma, ma guardare male questa persona stiamo comunque mettendo a disagio questa persona, quindi non ha molto senso. Ditemi voi come interpretate queste cose. Diciamo che sto leggendo anche tantissimi libri sul Galateo, magari ve li lascio anche qui sotto nei commenti. Molti dicono un po' le stesse cose, molti invece hanno delle virgole diverse. E quindi mi stanno piacendo e ne sto leggendo più di uno proprio per vedere anche i vari punti di vista perché sono spesso vari. L'importante secondo me è quello sempre di essere solidali, di essere sorridenti, di avere anche una sorta di rispetto verso gli altri e poi tutto passa in secondo piano perché se pensiamo a come vorremmo essere trattati noi, sicuramente andremo a dar meno fastidio rispetto a che pensare solamente al fatto che tutti sono maleducati, noi no. E quindi pretendere delle regole che poi magari però andiamo a rovinare un momento di condivisione. Niente, questo è tutto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!